Buonasera a tutti i web ascoltatori di Liberi.tv. Questa sera per Voci Radicali abbiamo con noi Silvana Bononcini. Chi non conoscesse Silvana Bononcini, saluta giusto Silvana, chiedo scusa per non averti lasciato salutare, puoi salutare Silvana? Buonasera a tutti. Benissimo. Speriamo di averti in video perché purtroppo, come spesso accade con internet, c'è un piccolo problema di banda. Però almeno abbiamo l'audio e dalla tua voce i nostri amici ascoltatori e web ascoltatori potranno appunto deliziarsi di ascoltare la storia radicale vissuta attraverso i tuoi occhi e attraverso le gesta che bene o male ti hanno contraddistinto. Io vorrei iniziare subito con una domanda, chiedendoti per l'appunto come ti sei avvicinata al mondo radicale e se hai qualche aneddoto particolare da raccontarci. Sì, ci perdiamo nella notte dei tempi. Comunque erano i primi anni 60 quando io andai a Bologna nella sede del Partito Radicale locale, che era in via Santo Stefano, o già via Farini, e incontrai un ambiente molto pieno di fumo e ricevetti la mia risposta spocchiosa, per cui mi sentii un'emerita nullità, uscii molto umiliata, decisa a non rientrare più. Nel frattempo mi documentavo con quello che poteva esserci. All'epoca non sentivo ancora Radio Radicale, poi fortunatamente un po' di anni dopo incontrai a un tavolo in Piazza Ravegnana Mirella Ruggeri, la quale era una persona tranquillissima, che mi disse: siediti qua che ti spiego un po', e credo che di non essermi alzata fino al 2004 da un tavolo. Addirittura. Sì, la mia storia con i radicali, la mia storia radicale è una grandissima fetta della mia vita, di militanza, e tutt'al più sono arrivata ad andare nel comitato, però sono molti anni e lo misuro da quando vedo dei video, delle cose, e non mi ricordavo più che io c'ero in quell'occasione, che c'ero per quella battaglia. Quindi è una grossa fetta, non so se fatta bene o fatta male, spero di aver portato anch'io un po' d'acqua al mulino, che è stato il mio mulino. Silvana, io a questo punto ti farei una domanda, diciamo, non dico scontata, però è attinente. Sappiamo bene che Marco Pannella, il leader indiscusso del Partito Radicale, quest'oggi, come in altre occasioni, manifesta a suo modo, aderendo a una sua battaglia, che è quella con lo sciopero della fame e della sete, che è quella della giustizia, ma non solo per quello. Diciamo subito quello che tu pensi su Marco Pannella e non lo so, sei consapevole, se condividi le sue battaglie, i suoi modi di affrontare le battaglie? Allora, io non sono più iscritta a Radicali Italiani dal 2002-2004, mentre per quando mi è possibile, e a volte solo un puro fatto economico, perché i miei redditi sono calati rispetto a tempo addietro, e mantengo la iscrizione al Partito Radicale Transnazionale. Io l'ho scritto per dove potevo. In questa battaglia sto con Marco, nel senso che sulla battaglia per le carceri, sulla giustizia, è certamente lui ha ragione profondamente. Poi entra in campo la sua particolarità, la sua leadership, che uno può condividere o non condividere. Io la condivido in buona parte, però per come dice lui sono una radicale con la R minuscola. Poi è inutile confrontarci con Marco Pannella, perché è un gigante
è un gigante culturalmente, è un gigante dal punto di vista morale, lo puoi seguire, lo puoi sostenere, e per molte cose sono con lui, con altre, per altre dissento, e lui lo sa benissimo perché siamo poi sempre tanto pochi che uno dell'altro sa sempre tutto, e però in questa battaglia profondo onore per lui e per le sue capacità di non violenza. Sivana, ti faccio una domanda che mi è venuta in mente in questo momento. Tu hai fatto alcune date nelle quali ti sei avvicinato, insomma, all'ambiente radicale. Com'è cambiato Marco Pannella in questi anni? Se è cambiato? Niente, niente, non è cambiato in niente, è solo è una figura politica molto grande, e con i pregi e con i difetti, e se sei d'accordo con le battaglie che lui propone, stai lì e lo sostieni. Io Sì. cominciai a dissentire sul caso Italia, cominciai a dissentire che i diritti fossero più importanti delle libertà economiche, e poi mi convinse di più la proposta che faceva Benedetto della Vedova e non quella che faceva Marco con la segreteria di Capezzone. Quindi a un certo punto io ho lasciato stare, o me ne sono andata, e ho seguito Benedetto per quello che è possibile in quest'altra sua avventura. Però io ti descrivo una cosa che è molto particolare. Quando Benedetto si mise davanti era ancora deputato di Forza Italia, si mise davanti a Palazzo Chigi con un cartello, all'epoca della vicenda di Eluana Englaro, dicendo: lasciatela andare. Io lì non ho visto nessuno, nessuno dei suoi colleghi o deputati o senatori della sua parte, perché si trattava di andare contro Berlusconi e contro tutta la loro politica, e ho visto, è andata Mina Welby quella notte davanti a Palazzo Chigi, c'erano, ti dico chi, sono passati i ragazzi della Coscioni, c'era Carmelo Palma con Pier Camillo Falasca, che sono due ragazzi che sono con lui al Libertiamo. Chiamai Mina a casa, Mina Welby, che anche lei era inviperita da questa situazione. Le dissi: guarda, c'è Benedetto là. Disse: vado subito, perché qualcosa si deve fare. Li chiamai dopo e c'era anche Marco Pannella là con Benedetto. Quindi io sono partita dai radicali, è una battuta, però Marco l'ha detto, e probabilmente alla misura di tanti è vero, però ci sono radicali, che siano con la R maiuscola o con quella minuscola, non importa, l'importante è che siano radicali. Sivana, tu hai citato, hai brevemente Libertiamo. Ci parli di Libertiamo? Visto che l'hai nominata, mi sembra interessante, chiarire che cos'è. Libertiamo è un magazine in cui il direttore Carmelo Palma, anche lui un radicale di vecchia data, consigliere regionale in Piemonte, ha fatto un'infinità di battaglie sull'antiproibizionismo, attualmente il direttore, afferisce tutta la politica di Benedetto della Vedova. Nasce dopo Riformatori Liberali e è un piccolo magazine in cui molti giovani, molte persone scrivono in assoluta libertà. Per chi lo pratica e per chi lo frequenta, Libertiamo, per chi lo frequenta, libertiamo.it, vede che ci sono anche nella stessa pagina opinioni una contro l'altra. Il faro è la libertà, e il convincimento è che Benedetto della Vedova, pur essendo
solo possa e riesca a fare politica liberale. Certo. Silvana, una domanda che è attinente a quello che hai detto fino ad ora. Come vedi tu la politica attuale, la situazione politica attuale? La sintesi è un gran casino, nel senso, ma è quello perché cioè, non credo che in molti stiano capendo cosa fare delle loro idee, anche perché in molti non le hanno, hanno solo delle convenienze e non hanno capito la mia impressione e non abbiano capito la profondo cambiamento che abbia fatto Mario Monti con il suo governo, con la sua politica di quest'anno e pure di quella futura, se si riuscirà a fare un'aggregazione abbastanza consistente. Io so che in molti criticano la politica di Mario Monti, però anch'io mi aspettavo qualcosina in più, poi ragionando, lui avendo scelto di confrontarsi in Parlamento con le sue azioni di governo, ha ricevuto solenni potature al suo programma liberale, moltissime cose sono andate a puttane, si può dire, questo Sì, liberi. assolutamente. Siamo liberi come TV, non Appunto, assolutamente liberi. comunque l'avrei detto comunque, ma Ma detto insomma. questo, molte cose sono andate vanificate, però è cambiato un orientamento mentale, secondo me, che è forse più forte nel paese e non è capito nel palazzo, nel senso che molti dimostrano ancora la loro pochezza politica. Però, anche se mi toccherà, guarda, sto malissimo a dire questo, però lo devo dire, se mi Dici, ma toccherà insomma. stare con Casini, con Buttiglioni, con persone con cui non potrei andare d'accordo minimamente, è cambiato il modo di ragionare. Tu non ragioni, non sei più un'identità, ma devi avere un programma, devi avere una politica per il futuro di questo paese. Quindi scusa Silvana, mi hai detto poco fa che se Casini o Buttiglione avessero delle teorie economiche vicine alla tua, tu comunque staresti con loro. Sì, perché ho la convinzione che se c'è la libertà economica, si crea ricchezza e arriva anche l'altro tipo, la libertà. Se tu hai povertà, diventi cattivo, diventi legato al tuo piccolo particolare e la tua mente non riesce a spaziare nel diritto dei diritti. Ed è qui la differenza per cui io non sono più con Marco Pannella. Io sono probabilmente più grezza, lo capisco, però ho fatto una scelta diversa perché è un momento veramente molto difficile e molto pericoloso. I diritti civili sono importanti, io non riesco a non pensare a come sono sistemati in quelle carceri quegli esseri umani che sono Sì. trattati da bestie ed è indegno di un paese civile. Però siamo poveri economicamente, probabilmente siamo anche poveri culturalmente. Bisogna ricostruire tutto. Monti ha dimostrato con un altro atteggiamento, sia personale, col suo credito in Europa, con la sua azione che era assolutamente diversa da quello che è stata la politica italiana negli ultimi 30-40 anni, che si può fare diversamente. Non puoi fare Silvana, magari. io volevo farti una domanda, visto che comunque anche questa è attinente a quello che stai dicendo. E tu stai parlando di Europa e quindi stai parlando del governo Monti che oggi tra l'altro ha dato le dimissioni. Sì. Per quanto riguarda l'Europa,
è sicuramente necessario rimanere in Europa, almeno dal punto di vista del diritti, perché comunque l'Europa è sicuramente più avanti di noi, alcuni paesi europei lo sono. Per quanto riguarda invece la moneta europea, cioè l'euro, tu pensi che sia necessario continuare ad avere l'euro o magari si potrebbe uscire dall'euro almeno dal punto di vista monetario? Allora, chi ti parla di uscire dall'euro economicamente per me è un pazzo furioso, perché la moneta unica ha bisogno di essere unica. Economicamente non ti do una spiegazione logica No, perché no, no, l'ho questo è un... letto, no, Riccardino. Ognuno ha i suoi ambiti, quindi ha le sue particolarità, però il ragionamento è che se tu esci dall'euro hai certo una moneta, ne puoi stampare quanta vuoi, però hai un'inflazione galoppante, poi dopo che cavolo fai? Cioè non risolvi il problema, lo risolvi nell'immediato, ma non nel lungo periodo. Monti Certo. stesso ha cambiato idea, perché prima non era d'accordo per gli Stati Uniti d'Europa, poi è andato dicendo che occorre più Europa. Mi pare di aver letto, ma non ci giuro, perché le cose oggi corrono così velocemente, mentre i miei neuroni sono un po' datati, quindi rallentano. Però se ragioni in termini di Stati Uniti d'Europa, ragioni in termini di difesa comune, di politica estera comune, devi per forza ragionare di moneta comune. Silvana, passo adesso velocemente a un'altra domanda perché il tempo qua è tiranno e anche se abbiamo iniziato, come? L'avevo detto che era poco il tempo. No, però vabbè, cioè nel senso, abbiamo ancora tempo per almeno un altro paio di domande. Io volevo esaurirle perché ci tengo a che insomma i nostri web ascoltatori abbiano delle risposte. Poi comunque con questo abbiamo inaugurato secondo me una serie di trasmissioni perché sei un personaggio molto importante che fino ad ora è rimasto nell'ombra in liberi.tv, ma da dietro le quinte hai dato molti consigli, hai sempre fatto molto per la web TV, per liberi.tv. Tra l'altro diciamo pure che sei una dei soci fondatori di liberi.tv, quindi sei un tassello fondamentale della nostra associazione telematica. Io volevo domandarti una cosa: tu hai visto molti personaggi di spicco della politica italiana uscire dal Partito Radicale e confluire in altri partiti più o meno liberali. Rutelli per tutti, ma vabbè, ce ne sono tanti altri. Cosa pensi di queste persone? E soprattutto ci dici qualcosa in più di Benedetto della Vedova che è uscito dal Partito Radicale a cui tu sei, diciamo, legata da sicuramente simpatia e pensiero politico. Dunque, io sono amica di Benedetta della Vedova da molto tempo, ma questo non c'entra niente, perché sono amica di tanti radicali e so fare la distinzione in campo politico. E a me nacque questa mia decisione, questo mio cambio di visione, direi nel 2002, quando Benedetto si candidò come segretario al congresso di radicali italiani contro Daniele Capezzone, e Marco lo distrusse in malo modo, e lì sono rimasto anch'io. Quel nulla è un errore enorme che lui ha fatto di valutazione tra i due personaggi, che non riconoscerà mai, perché Marco è fatto così, però quello che so io, la stima che ha per Benedetto è grande, quindi, e lo dimostra, quindi mi basta. E io ho, come dicevo prima, un convincimento e
Benedetto è molto più moderato di me, io tendo a volte sull'eutanasia a dire dai, facciamo, e lui mi dice dai, stai buona che non ci danno neanche il testamento biologico, però poi si espone, cioè combatte e pugnace, se lo vedete nei suoi interventi come capogruppo di FLI, e fa degli interventi che sono certamente di persona rigorosa, riconosce e richiama la sua storia, il suo essere radicale, perché negli hashtag di Marco, altro 2 o 3 giorni fa, ha scritto che io sto con Marco, e ha rinnovato la tessera del Transnazionale per il 2013, invita altri a farli, quindi parte la posizione italiana, che è una distinzione, ma in campo liberale, direi, mentre una parte è convinta del liberalismo, un'altra parte è convinta del liberismo, cioè la differenza che c'era tra Croce e Einaudi, e la chiudiamo qui perché loro hanno discusso 20 anni, se lo facciamo noi non finiamo più. Sono cose di certe sottigliezze, di certe levature intellettuali che non ci stanno con la politica di oggi, perché la puoi fare o la puoi può uscire al momento in cui si comincia a parlare di politica e non di occupazione solo di potere, com'è la situazione da quando io ho cominciato a ragionare, parlo di 20 anni, di 40 anni fa, miseramente. Ma pare, la vita è rapida, in fretta, quando arrivi alla mia età ti accorgi che poi è passata. Ma guarda, te ne accorgi anche quando c'hai 30 anni, eh? Ti accorgi che ne avevi 20, ti accorgi che ne avevi 18 e dici passa. Passa, passa comunque. Silvana, Posso solo dire una cosa, che come io no? l'ho comunque passata bene. A E beh, comunque. 20 anni ho cercato un modo per combattere un sistema che non mi piaceva. Alcune cose le ho vinte, altre sono ancora al di là da venire, però non sono stata lì al bar a dire mo qui sono tutti matti e la politica è sporca. Io ho fatto politica. Lo dico per ogni dove, spiegando come ho fatto politica, e quindi sono orgoglioso ancora di quello che ho fatto. Credo che si debba riconoscere ai radicali che probabilmente addentano un osso nello scheletro dello Stato, però negli anni ne hanno addentati tanti. Spero che qualcuno Silvana, riesca a capire. ma guarda, se non riescono a capire adesso, sicuramente potranno capire in seguito, anche perché, ribadisco, questa è soltanto la prima di una delle altre puntate che intendiamo fare. Quindi se qualcuno dei web ascoltatori ti vuole fare delle domande, le vuole mandare tramite email alla redazione di liberi.tv, può tranquillamente farlo, noi te le gireremo, o comunque avere delle precisazioni in merito a questa puntata. Noi abbiamo giusto 5 minuti. Io volevo dedicarli nel finale, diciamo, di questa trasmissione a un argomento che ti tocca molto da vicino, che è quello degli animali. Visto che tu ti prodighi in particolare per cani e gatti, a sistemarli, a dargli loro un ricovero anche economico, sappiamo bene che c'è un'associazione che sarebbe i Genitori di Berta, di cui tu ti occupi e che comunque ti distingui rispetto agli altri. Ci dici come riesci a conciliare tutto questo con il tuo tempo, con la politica e con quello che ne consegue? Beh, io ormai sono pensionata, quindi un po' più di tempo di prima ce l'ho. Ero abituata prima a lavorare, e nel tempo libero facevo la militante radicale, quindi i ritmi sono sempre quelli e non cambiano. E mi sono trasferita sull'Appennino, qui ho più spazio,
passano da qui animali, io non riesco ad ignorarli se hanno fame, se stanno male, se hanno bisogno. Sul web ne vedo tanti che sono trattati probabilmente peggio di quelli degli ultimi delle carceri, in modo disumano, e se posso con alcune amiche li adotto a distanza, cerco di farli uscire e di sistemarli. Non sono un acceso animalista, sono una persona che ama gli animali, che mi rendo conto che se le leggi che hanno scritto fossero applicate e non solo enunciate, sarebbe una situazione diversa. Anche questo da Roma in giù è una cosa allucinante e fa il paio con la mia militanza radicale, più o meno nel campo di un diritto di un animale che per me è importante, come quello di un essere umano. E qui debbo trarre una lancia anche in favore di Maria Giovanna Devetag, mi iscriverò alla sua associazione perché quei documenti che ho letto mi ha convinto che l'animale ha dei diritti che non deve essere usato neppure per la ricerca scientifica. Bene, beh, io sono contento che tu abbia ricordato l'associazione Parte in Causa, l'associazione radicale Parte in Causa di cui Maria Giovanna Devetag è la costituente, che è stata costituita tra l'altro nell'ultimo congresso di Radicali Italiani, ricordiamolo, Io Liberi TV. ho seguito tutto, è solo il problema che molti radicali fanno molte cose e probabilmente non hanno il tempo che ho avuto io per documentarsi, però secondo me non possono non arrivare su queste posizioni e i voti che ho ottenuto, la raccomandazione, la mozione particolare è significativa della capacità e della bontà del progetto, quindi io mi sono iscritto all'associazione. Silvana, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Purtroppo il tempo a nostra disposizione, scusa se mi ripeto, è terminato perché abbiamo giusto 30 secondi per i saluti. E, ripeto, per queste altre trasmissioni sicuramente ti avremo ospite perché è giusto che tu ci racconti un po' della tua storia, della storia radicale. Che comunque è una storia del paese. Hai visto con i tuoi occhi cambiare in pochi anni molte cose di questo paese. E io ti ringrazio per questa puntata che oggi ti ha visto protagonista. E a questo Posso dire punto, una cosa? certo, come no. Nonostante le differenze, io sto con Marco. Ah, bene, bello, è un bel modo di concludere la puntata. Allora, non soltanto tu stai con Marco, a questo punto stiamo con Marco tutti. Liberi.tv sicuramente sta con Marco in questo momento e starà con Marco anche più in là. Cediamo la linea alla regia, Donato Volpicella, che come sempre è nostro sostenitore in queste trasmissioni. Grazie ancora a Silvana Bononcini. Ricordiamoci che Silvana Bononcini fa parte di Libertiamo. Buonasera a tutti, qui Riccardo Cristiano dalla linea alla regia. Buona serata. Buonasera.